siamo quasi per presentare questo bellissimo libro. Ciao, Eccoci. ciao, ciao, Buongiorno Antonello, buongiorno, grazie. scusatemi, ma è stata già una mattinata abbastanza tribolata. Tranquillo, non ci sono problemi. Purtroppo questi periodi tra diversi fattori non è facile, non è facile, però dai, cerchiamo di mettere allegria in questi momenti un po' provati, dai. Sì. Allora, Antonello, io non rubo la scena perché mi piace che siano gli altri a parlare, ed è bello perché chi è stato invitato a poter parlare. Mi fa piacere che sei qui oggi con noi a presentarci il tuo libro. Io ho fatto un piccolo preambolo dicendo che un produttore di olio si è appassionato ancora di più dell'olio, si è fatto il corso sommelier dell'olio per avere maggior conoscenza riguardante il tema dell'olio, la cultura dell'olio e anche a livello italiano, nazionale, internazionale, com'è il mondo dell'olio. E poi ti sei talmente stata data la tua passione che hai anche scritto un libro. E quindi oggi siamo qui a presentare, non nell'azienda, parliamo anche dell'azienda, ma parliamo soprattutto del libro che tu hai scritto. Allora, Antonello, ti vuoi presentare? Intanto, dopo facciamo un po' di dialogo, tutto quanto. Sì, grazie Gennaro. Allora, diciamo che io nasco come farmacista, quindi ho conseguito la laurea in farmacia e quindi ho fatto tutt'altro nella vita, quindi i primi anni sicuramente ho lavorato in farmacia e poi subito dopo sono entrato nel campo dell'informazione scientifica e ho fatto l'informatore scientifico, poi il capo area per tanti anni fino al 2018. Però già dal 2015 io ho iniziato a seguire un po' più da vicino l'azienda di famiglia, che è appunto l'azienda agricola di famiglia Virzì, e c'era ancora mio suocero e quindi da quel momento in poi mi sono un po' più avvicinata a questo mondo che devo dire ho riscoperto poi giorno dopo giorno e mi ha entusiasmato parecchio perché è un mondo totalmente diverso rispetto al mondo che io conoscevo, che era quello dei farmaci. Quindi della farmacologia, e quindi sicuramente è un mondo più vicino a quello che è il naturale. E Però quindi da diciamo che là. c'è un collegamento, faccio una piccola, c'è un collegamento tra il farmaco naturale e il farmaco Sì. che si trova in farmacia, diciamo che ha molti benefici l'olio, c'è un collegamento, siamo sempre nel tuo ambito. Esatto, assolutamente. E quindi diciamo dal 2015 ho cominciato a seguire un pochino più da vicino l'azienda e quindi comunque tutte le fasi ovviamente che portano alla produzione di olio e da là ovviamente abbiamo cominciato sia io ma anche membri della famiglia a studiare sempre di più, giusto perché volevamo avere un prodotto di qualità e quindi un olio eccellente, perché non si ci arriva facilmente ad un olio di qualità. Diamo per scontato che l'olio genuino, l'olio del contadino sia, come dire, l'olio di qualità. In realtà non è così. Magari è genuino perché non è contraffatto, questo è verissimo, però non è di qualità. Quindi per arrivare ad un olio eccellente di qualità, diciamo, i procedimenti e i passaggi sono diversi e tanti e vanno seguiti sicuramente in maniera, come dire, attenta a ogni passaggio perché basta sbagliarne uno o si è sfortunati perché magari Madre Natura quell'anno ha danneggiato le olive per motivi diversi, o atmosferici, climatici, o perché c'è l'attacco della mosca. Allora, se solo uno dei passaggi non è rispettato, difficilmente arrivi ad un olio di qualità. Magari arriva un olio buono, ma non eccellente. Quindi da qua, ecco, come dire, questo mio avvicinamento ad un mondo che non era a me, in realtà, sconosciuto del tutto, ma non era un mondo familiare. E quindi da là, appunto, iniziando a studiare, avvicinandomi sempre di più alla campagna e a tutto quello che portava alla produzione dell'olio, mi ha, come dire, entusiasmato, mi ha fatto amare questo mondo e da là è nato questo opuscoletto. Tu l'hai chiamato libro, in realtà non è un libro, è un opuscoletto, sono appena 40 pagine.
dove viene descritta, come dire, questo processo che porta all'olio di qualità, ma non solo, perché infatti il sottotitolo è Le innumerevoli virtù e i pregi dell'olio extravergine di oliva, ovviamente da un punto di vista salutistico. E quindi appunto olio non solo a tavola, ma olio anche per la salute. Quello che dice è molto bello, se anche altri comprendessero questa importanza, è che qualsiasi passaggio è fondamentale per ottenere un olio eccellente, non un olio buono, un olio eccellente, allora la persona finale che va ad acquistare l'olio capisce il motivo di un prezzo. Non dico alto, un prezzo importante, ma perché è importante la cura di quel prodotto, cioè, è stata importante la cura di quel prodotto, se no un olio comune, un olio tendenzialmente buono, in molti riescono a farlo, ma un olio eccellente si fa difficoltà a trovarlo e quando si trova lì non si dovrebbe guardare il prezzo perché sono tante i fattori, cioè, tanti ostacoli che il produttore agricoltore va ad incontrare, ad affrontare. E quindi si è passato dal mondo della farmacia, tra virgolette, al mondo dell'olio nel 2015, riprendendo le redini di un'azienda agricola di tuo suocero. E di lì, pian piano, che cosa hai fatto? Cioè, hai voluto approfondire il discorso dell'olio, come si è fatto nell'olio di qualità, che cosa hai seguito, se ti sei interfacciato con qualche esperto. Sì, diciamo allora, ovviamente i frantoiani in questo sono anche maestri perché c'è chi fa questo mestiere da 40 anni, quindi sicuramente tante informazioni utilissime poi nella pratica nostra quotidiana. Però ecco, al di là delle dritte e come dire, dei consigli pratici dei frantoiani, abbiamo seguito dei corsi, quindi un corso con l'Associazione Produttori Olivicoli, giusto per capire i difetti dell'olio, perché i difetti, se non ti ci avvicini a questo mondo, non riesci a identificarli. Più ti avvicini con l'assaggio, ovviamente, più riesci a capire se un olio è un olio con difetti. Poi, ecco, a parte i difetti, abbiamo anche seguito un corso che era Sommelier dell'olio, che è il giusto accoppiamento dell'olio al cibo. Che è una cosa anche questa interessante, diciamo nella cultura nostra ancora non siamo abituati a questo, però probabilmente ci arriveremo, i giovani oggi sono molto più attenti. Quindi l'accoppiata cibo-olio, perché l'olio ecco, in realtà va a esaltare il cibo e comunque fa in qualche modo, a parte esaltarne le qualità, va ad accoppiarsi al cibo. Quindi faccio un esempio pratico, se noi utilizziamo un cibo delicato, tipo una passata di carote, ecco, in un cibo delicato non va mai aggiunto un olio, come dire, con un fruttato intenso perché prevale con i profumi e i sapori e quindi nasconde assolutamente poi il piatto di base. Quindi è l'olio che si abbina al cibo per anche, come dire, per vicinanza di sentori e di profumi. Quindi un olio delicato ad un cibo delicato. Un olio un pochino più intenso, quindi con un fruttato più intenso, con amaro e piccante più spiccati, ovviamente si abbina ad un cibo che è un pochino più sostenuto, quindi un arrosto di carne. Quindi ecco, diciamo, questi corsi sono serviti molto per migliorare, però devo dire, non siamo arrivati, siamo agli inizi, quindi abbiamo ancora assolutamente tanto da imparare. Sì, qui ci scrive Queen Maripa e se aggiungo solo poche gocce si aggiunge con olio di qualità eccellente perché bastano poche gocce per esaltare il piatto. Invece per rovinare un piatto con olio comune ci vuole un fiume e tanto lo rovini già da poche gocce. Assolutamente sì, diciamo che è una domanda pertinente. È chiaro che se un olio è un olio che già ha, come dire, un suo carattere, una sua personalità, ecco, probabilmente bastano non tantissime gocce. Però ecco, al di là delle gocce, l'olio non fa male, ecco, sfatiamo questo concetto, quindi è chiaro che abbondare no, ma è come in ogni cosa, però utilizzarlo tranquillamente, perché comunque l'olio extravergine di oliva, anche da un punto di vista poi salutistico, io in questo muscoletto in realtà faccio un brevissimo excursus, è un prodotto che non fa male, ecco, assolutamente no, anzi. Sì.
Allora, visto che oggi siamo qui per parlare dell'opuscoletto, della presentazione di questo opuscoletto, perché questo titolo, L'olio nel cuore, Antonè? Sì, questa è una bella domanda. In realtà all'inizio avevo dei dubbi, non sapevo neanche che titolo dare, ma la stessa casa editrice Albatros in realtà non mi avevano suggerito un titolo che potesse, come dire, essere interessante. Poi, così, appunto, descrivendo alcuni processi e raccontando anche la mia esperienza dall'inizio, sono affiorati alla mia memoria, ovviamente, a ricordi dell'infanzia. E di quando ero bambino, di quando in qualche modo seguivo anche i miei genitori, perché non erano dei produttori di olio, però avevamo degli appezzamenti di terreno e quindi comunque si produceva olio per la famiglia, per gli amici, quindi non in grandissime quantità. E quindi affiorando alla mia mente episodi della mia infanzia, e mi è venuto questo titolo, quindi L'olio nel cuore, perché in parte parlo della famiglia, quindi sia dell'infanzia, ma anche nella parte poi tardiva, quando in realtà mi sono avvicinato all'azienda Verzì, perché ovviamente mio suocero in questo ha avuto un ruolo principale, e mi ha, come dire, in qualche modo entusiasmato, mi ha avvicinato a questo mondo, perché mi parlava spesso di olivicoltura e di tutte quelle che erano le pratiche agronomiche, e quindi da là, diciamo, in qualche modo, ecco, l'olio nel cuore, perché parla della famiglia in generale, ecco. Bello, bello. Riaffiorano i momenti da piccoli che sono bellissimi e più diciamo che oltre a riaffiorare questi momenti belli, diciamo che effettivamente comunque dopo l'olio nel cuore è importante pure un olio di qualità per avere un cuore sano. E perché parlare di... Cioè oggi, perché secondo te è importante parlare di olio? Grazie, anche questa è una domanda, come dire, parecchio interessante. Beh, diciamo che l'olio, infatti, nella parte iniziale dell'opuscoletto faccio una brevissima presentazione su questo concetto, perché oggi l'olio è uno dei prodotti più contraffatti al mondo. Quindi è necessario che ognuno di noi oggi veramente impari un po' di più sull'olio, comunque sui prodotti che andiamo a ingerire. Quindi veramente c'è tanta contraffazione, e quindi l'olio extravergine di oliva oggi sicuramente, ma lo vediamo dai social, da Facebook, dagli articoli sui giornali, veramente c'è una contraffazione altissima, per cui noi rischiamo di ingerire un prodotto non di qualità, e peraltro pagandolo anche ad un prezzo magari sostenuto. Leggevo pochi giorni fa addirittura degli oli sequestrati di aziende anche importanti, devo dire, che purtroppo poi perseverano, continuano come se nulla fosse. Bastava mettere dell'olio di semi aggiunto alla clorofilla, quindi dà quel giusto colore verde che attira molto, anche se non è indice di qualità. Poi mettono altre sostanze, quindi oli o sostanze aromatiche, quindi danno i profumi, e lo imbottigliano in una bottiglia scura, tappo ed etichette, diventa un olio extravergine d'oliva. Ovviamente quella è una cosa a tutti gli effetti, quindi c'è il penale, però c'è gente che rischia. Quindi ecco, oggi sicuramente fidarsi dei piccoli produttori, magari seguire sul campo, perché no, la raccolta fino alla molitura e poi l'uscita dell'olio, e perché no, oppure fidarsi del produttore. Quindi ecco, parlare oggi di olio vuol dire questo, cominciare ad avere, come dire, un po' le idee più chiare su un prodotto importante, perché poi ogni giorno noi mangiamo l'olio, a differenza di altri cibi che mangiamo 2 o 3 volte a settimana, ma l'olio quasi sempre è nelle tavole tutti i giorni, pranzo e cena. Quindi ecco, aprire un po' più gli occhi, essere un po' più informati, e quindi questo vuole essere un opuscoletto veramente bellissimo, perché sono veramente 40 pagine, che si legge quasi in un'ora, un'ora e mezza tutto d'un fiato, e vuole essere lo spunto soltanto per incuriosirsi di più ad un mondo che a noi è, diciamo, probabilmente ancora sconosciuto. Sì, è vero quello che dici, leggevo pure io, anzi vedevo, c'era proprio un video di un bravo ragazzo, sempre da Calabria, che parlava di questa contraffazione che era molto semplice e che con pochi centesimi riuscivano a fare, riuscivano a etichettare olio extravergine d'oliva, contraffatto che non era, e venderlo come olio extravergine d'oliva. Purtroppo, fin quando non ci sono i giusti controlli, la contraffazione aumenterà sempre di più perché si guadagna più con la contraffazione dell'olio extravergine d'oliva che con altri stupefacenti.
E questa è una grande pecca perché è una pecca sia a livello di cultura dell'olio che non c'è, ma soprattutto a livello salutare per le persone che vanno a acquistare questo olio che loro credono che sia extravergine olio, perché c'è scritto extravergine olio, ma che in fin dei conti è un olio di semi o un olio di bassissima qualità o un olio, cioè veramente è una situazione molto molto grave quella che c'è in Italia. In Italia come nel resto, cioè, io parlo dell'Italia perché siamo in Italia, poi nel resto del mondo non lo so com'è. Infatti, in un letto parlo anche di, come dire, di attenzionare molto l'etichetta, perché poi l'etichetta è la carta d'identità di quel prodotto o comunque di tutti i prodotti in generale alimentari. Quindi l'etichetta ci deve guidare, è come se fosse il pedigree, cioè ecco, ci deve dare tante di quelle informazioni poi utili, utilissime, perché ci fanno capire quell'olio, ecco, intanto se è un olio italiano, se non è italiano, da dove viene, che caratteristiche ha, la scadenza, la provenienza. Quindi ecco, diciamo che se leggiamo in maniera molto più attenta e analitica l'etichetta, da là riusciamo ad avere tante informazioni poi utilissime, ovviamente per capire se quel prodotto è un prodotto di qualità o meno. Io non so se probabilmente il passo prossimo che si farà sull'etichetta è come è stato fatto quello sulla pasta, che si mette sulla pasta il grano, da dove proviene il grano, se viene dall'Arizona, dall'Ecuador, dal Brasile, dall'Italia, tutto quanto. Anche la miscela di grani, la provenienza della miscela di grani. Io ho cominciato a vedere nella pasta che non ci avevo fatto caso, che dopo un alimentare mi ha fatto capire, parlando con l'alimentare che vende prodotti di qualità, mi ha fatto guarda un po', adesso è così così. Sul miele c'è scritto provenienza del miele, tutto qua. Sull'olio c'è scritto miscela di oli Sì, però nazionali, oli europei, eccetera. Gennaro, su questo appunto aggiungo qualcosina in più. Quello che tu dici in realtà è già così, nel senso che in Italia c'è un disciplinare sull'olio che è parecchio rigido, e poi a maggior ragione se uno è IGP ed è anche biologico. Ma al di là del fatto che sia IGP o biologico, il disciplinare dell'olio comunque in Italia ha delle regole ben precise e devo dire anche severe, perché chi non li rispetta ovviamente entra veramente nel penale. Allora, leggere olio italiano proveniente da olive coltivate e molite in Italia, considera che quello è un olio al 100% italiano, non c'è dubbio. Se invece è olio italiano, ma proveniente da olive coltivate e molite in Tunisia, allora no, cioè le olive sono state allevate in Tunisia, poi portate in Italia e in Italia molite, quindi diventa olio italiano. Quindi anche questo già in etichetta in realtà è descritto. Quindi se è olio italiano proveniente da olive molite e coltivate in Italia, quello è un olio al 100% italiano. Sì. Quindi Sì, Tenare, diciamo, è molto attento qua, per fortuna, almeno sull'olio. Adesso stiamo iniziando, come dicevi tu, anche su altri prodotti, compresa la pasta e così via. nell'opuscoletto ci metti come si distingue un olio buono da un olio pessimo. Quale consiglio dai? Cioè, oltre a quello che sia scritto nell'opuscoletto, che consiglio dai, Antonio? Ok, diciamo che in realtà non è difficilissimo capire un olio buono da un olio cattivo, basta soltanto, come dire, riallenare due dei nostri cinque sensi, e appunto l'olfatto e il gusto. Quindi se ovviamente andiamo ad odorare l'olio all'interno di una bottiglia, se ci mettiamo un po' di attenzione, già ci rendiamo conto se quell'olio ha un profumo di erba tagliata, di campo, e quindi comunque un odore di campagna e di verde, e contrariamente ad un odore che invece magari è sgradevole. Se un odore è sgradevole, sentiamo proprio il grasso dell'olio, o addirittura il rancido, o il metallico, o comunque altri sentori che ci allontanano da quello che è, come dire, il naturale delle olive, quindi dobbiamo sentire in qualche modo l'oliva nella bottiglia che apriamo e nel tappo che stappiamo della bottiglia di olio. Quindi già l'odore è un primo, come dire, è uno dei sensi che ci aiuta moltissimo. Poi ovviamente anche il gusto, cioè al momento in cui tu degusti l'olio, che lo puoi degustare anche benissimo in un bicchierino, anche qua non è un fatto a cui siamo abituati, è prettamente un fatto culturale. Però se proviamo,
l'olio è un olio di qualità, un olio eccellente. L'olio si fa bere. Se l'olio invece è un olio disgustoso, che ti viene voglia proprio di buttarlo via subito, e quello è un altro segnale, cioè è chiaro che è un olio non di qualità. Sì. Ecco, diciamo, questi due sensi ci aiutano moltissimo per capire. Poi più li alleniamo e più ovviamente diventiamo bravi. Quindi l'invito mio è proprio questo, cioè anche nell'opuscoletto questa descrizione viene fatta. Se noi vogliamo sempre di più avvicinarci a questo mondo e capire se quell'olio è un olio di qualità o meno, proviamo ogni volta che andiamo da amici o al ristorante in qualsiasi parte dell'Italia a provare ad assaggiare quell'olio, e ci rendiamo conto dopo tanti assaggi, ovviamente cominciamo ad abituare e a riabituare i nostri due sensi, perché sono stati con la cultura contadina completamente abbandonati, ricominciamo ad abituare questi due nostri sensi, e ecco, riusciamo, come dire, a fare esperienza e a capire sempre di più se quell'olio è un olio di qualità o un olio pessimo. Ecco. Sì, è verissimo, è verissimo. Infatti, la cosa che dico sempre, l'olio è un succo di frutta alla fine. Come il succo di frutta devi sentire il sentore della frutta da dove proviene. Se io ho una spremuta d'arancia, ci devo sentire l'arancia, se ho un succo di pera, devo sentirci la pera. L'olio ci devo sentire a me il sentore della frutta d'olio. In questo caso no. È l'erba tagliata, che ne so, la mandorla, il carciofo. Quelli sono altri sentori che arrivano e che si percepiscono allenando il nostro fatto. Sì, sì, è fondamentale, perché molte volte, come dici tu, l'olio, a sentirlo, alcuni oli di pessima qualità, a sentirlo non fa neanche piacere sentirli, cioè veramente si allontanano quando si comincia a conoscere gli oli. Delle volte nei ristoranti si fa difficoltà a prendere l'olio che sta nell'oliera, perché purtroppo l'olio che sta nei ristoranti sono oli che purtroppo non sono degni di essere su quel ristorante, perché va a rovinare il piatto, la pietanza che prepara lo chef in quel momento. Su questo argomento, Gennaro, secondo me bisogna lavorare molto, ma veramente tutti insieme, perché, ripeto, è prettamente un fatto culturale. Oggi, alla luce anche del Covid, io, ecco, farei una domanda veramente a chi ci sta seguendo, diventa quasi esplorativa e vorrei capire meglio. Ma se io dovessi andare oggi in un ristorante, in una pizzeria, mi piglierei mai l'acqua del vicino che magari l'ha lasciata e è andata via? Penso proprio di no, cioè pretendo una bottiglia di acqua che mi si venga aperta davanti, perché io la pago e voglio che in quel momento mi si venga aperta una bottiglia di acqua integra, non che magari è stata utilizzata mezz'ora prima in un tavolo accanto. Lo stesso dicasi dell'olio, cioè alla luce oggi del Covid, di tutte le attenzioni che dobbiamo avere, probabilmente nel prossimo futuro io pretenderei nel tavolo una bottiglietta di olio piccola, magari non grande, che mi apro io, che mi stappo in quel momento e che probabilmente mi dà più tranquillità. Ecco, non so se... E me la riporto pure. E me la riporto. Io dico, quello che dico sempre, le monoposto da 50 ml, che me la riporto pure la bottiglietta. Perfetto, benissimo. Questo è il mio olio, cioè l'olio che ho utilizzato, me lo riporto, pago nel coperto, tanto nel coperto mediamente si paga 2 euro, dalle 1 euro a 2 euro, mediamente, per l'acqua, coperto, cioè... per il pane e per il tovagliato. Esatto. Facciamo pagare 3 euro e diamo pure una bottiglietta da 50 ml. Si viene d'accordo con il produttore e il ristoratore, si fanno questa sinergia e alla fine vediamo. Cioè, allora sì, allora pian piano comincerà a aumentare la cultura dell'olio, perché il ristorante non lo vede più come un peso, ma come comunque un prestigio da dichiarare, dice, io utilizzo olio di qualità. Assolutamente. Chi è che lo utilizza? Assolutamente. Quelle... Boh, tu hai parlato prima dei passaggi dell'olio per ottenere un olio di qualità, all'inizio hai parlato, cioè hai voluto approfondire, quindi quanto è fondamentale che ogni passaggio sia rispettato e cioè, che il tempo, madre natura, ci possa aiutare a questo. Quali sono i passaggi, secondo te, per ottenere un olio di qualità? Beh, allora, diciamo, sicuramente devi avere la fortuna che quell'anno magari sia un anno clemente, cioè le olive sul campo devono essere delle olive sane.
Poi queste olive vanno raccolte al giusto grado di maturazione, quindi appena invaiate, quindi non devono essere né troppo verdi né troppo mature, perché ovviamente le olive già mature hanno iniziato un processo ossidativo. Quindi il giusto grado di maturazione è quando l'oliva diventa violacea, quindi appena invaiata si dice. Vanno raccolte rigorosamente a mano o con l'ausilio di bracci meccanici, e una volta che vengono raccolte vanno messe in delle cassette aereate e non nei sacchi. Una volta li mettevano nei sacchi. Il mettere le olive nei sacchi comportava un immediato riscaldamento dell'oliva e quindi un processo subito del riscaldo e comunque di conseguenza ossidativo dell'oliva e quindi poi dell'olio. Quindi se le olive sono sane, raccolte in questo modo, portate con le cassette aereate entro le 6-12 ore all'oleificio, ecco, a quel punto vanno subito molite e quindi subito estratto l'olio. Un'altra considerazione importante è che la temperatura di molitura deve essere sotto i 27 gradi centigradi, perché è una temperatura limite quella per preservare i polifenoli. I polifenoli sono, poi magari lo vediamo dopo, delle componenti volatili dell'olio e sono responsabili delle caratteristiche poi salutistiche dell'olio. Quindi se è molito sotto i 27 gradi, poi quest'olio che esce fuori va trasportato non nei bidoni di plastica, come molti ancora fanno, e il contadino, ma non per sminuire il lavoro del contadino, perché la plastica ovviamente rilascia ftalati, quindi sono sostanze anche cancerogene, va messo in contenitori d'acciaio, trasportato in azienda e là inserito in silos di acciaio, possibilmente sotto dei gas inerti, quindi azoto oppure argon. Perché questo è importante? Perché al momento in cui il silos si riempie con l'olio, che succede? Che la parte vuota prende il posto l'ossigeno. L'ossigeno è uno dei tre nemici dell'olio e comincia anche là il processo ossidativo. Quindi una volta che il silo si è riempito a tappo, si mette questo argon o azoto che fa da chiusura ermetica. Quindi al momento in cui poi si spilla l'olio, perché magari si mette nelle lattine e va venduto, e quindi il livello dell'olio scende nel silos, ecco, l'argon o l'azoto pigliano il posto anziché dell'ossigeno. E quindi è un'attenzione, diciamo, importante questa. E anche la temperatura deve essere una temperatura controllata nell'ambito appunto del locale di stoccaggio, perché appunto, dicevo, i tre nemici dell'olio sono la luce, il calore e l'ossigeno. Sì, e infatti quello che dici, molte volte parlando con delle persone, dice, beh, soprattutto, non so se è capitato per te parlando, io ce l'ho dentro i fustini d'acciaio, soprattutto quel che sto in cucina, il fustino d'acciaio da 5 litri con il rubinetto caccio un po' alla volta. E dico, quello che cacci, di conseguenza, lo spazio che si viene a formare, con che si riempie? Con l'aria. L'olio, come il vino, si tende a rovinare, a ossidare con l'entrata dell'aria, quindi i grassi tendono a arrangirsi. Il consiglio che do, non so se... se ti è capitato di dirgli, guarda, ce l'hai nella lattina 5? Io ti lo faccio, mettilo nelle bottigliette da un litro, così almeno mangi di fresca quella da un litro, dividerla a bottiglie da 2,50 o massimo da mezzo litro, così la vita chef life dell'olio è più lunga e c'è la freschezza del prodotto. Anche se a me, mi diciamo che l'ultimo contenitore che mi piace, che comunque dà sicurezza a livello di qualità dell'olio, è il Berry Box. Non so se cosa ne pensi, se hai valutato mai il Berry Box. Sì, poi c'è una domanda qui, dice, è la non filtratura? Ecco, la filtratura... ci sarei arrivato, era una cosa che ho un attimo omesso. Allora, anche qua la letteratura dà pareri diversi, nel senso che qualcuno dice che l'olio va filtrato subito, qualcuno invece dice che va decantato più volte nell'arco dell'anno. Sinceramente noi, parlo di azienda agricola, abbiamo e stiamo adottando tutti e due i metodi. Devo dire, ad oggi non ho ancora una risposta per dire
un'una è meglio dell'altra, però sicuramente la filtrazione è molto più comoda, è molto più semplice e più facile, perché l'olio appena molito e tirato fuori appunto dal frantoio, una volta che io lo porto in azienda e lo filtro, vado ad eliminare tutte quelle particelle in sospensione che rimangono ovviamente dalla molitura, quindi parlo delle piccole particelle di pasta di olive, residuo di acqua. Ecco, queste ovviamente alla lunga si depositano nel basso del silos e fanno la cosiddetta morchia. La morchia ovviamente dà un processo ossidativo e degrada l'olio, quindi l'olio, anche se eccellente, purtroppo poi perde molto la qualità. E questo poi si sente nel sapore dell'olio, perché sa di morchia, quindi perde un pochino la qualità. Quindi il poterlo filtrare subito probabilmente è il metodo migliore, ed è anche il più veloce e il meno costoso, perché la decantazione continua vuol dire nell'arco di 20 giorni passare l'olio da un silos all'altro e poi ripulire il silos, la botte, cioè è abbastanza complicato, ci vorrebbe anche parecchia, come dire, manodopera. Quindi la filtrazione sicuramente sì, ma peraltro la letteratura oggi internazionale parla di filtrazione immediata, addirittura nell'arco delle 20. Appena esce dal frantoio, dal decante, sarebbe buona norma defiltrarlo. Qui giustamente dice Queen Maripa, che mi fa piacere, che è un'appassionata, che è un'esperta di olio. La chimica dice che la decantazione brucia i sentori verdi in pochissimi giorni, ed è vero, perché la morchia è quella che tende a ossidarsi prima, perché è composta di sostanze che tendono a ossidarsi, a degradarsi in una maniera molto più veloce Però utilizzando l'olio. questo è un concetto che va declinato un attimo, nel senso che è vero quello che dice il signore, non riesco qua a vedere il nome, è vero, però è anche vero che se l'olio viene consumato poi subito, dopo 15 giorni, 20 giorni, un mese, probabilmente non te ne accorgi neanche. Certo, se quell'olio deve essere conservato per 6 mesi o più, è chiaro che la filtrazione ti garantisce più lunga vita all'olio, mentre la decantazione probabilmente va a danneggiartelo, quindi nell'arco dei 6 mesi, un anno, ti accorgi che quell'olio ovviamente ha perso quelle caratteristiche iniziali che aveva. Diciamo che la decantazione, il metodo della decantazione può velocizzare il processo ossidativo, perché pure utilizzando, cioè, stando attenti, cioè, proprio con estrema attenzione si fa il travaso da un contenitore a un altro contenitore, però vuoi o non vuoi, l'olio viene sbattuto, c'è il contatto con l'aria, tutto quanto, quindi i processi ossidativi avvengono in maniera molto più veloce che se un olio fosse filtrato e tenuto fermo dentro a un silos. Comunque sono di base, perché dopo uno dice un olio non filtrato nell'etichetta, invece chi lo filtra non scrive che è un olio filtrato, scrive solamente olio extravergine d'oliva. Sono accortezze che valuta come tu che sei un produttore, oltre che un cultore, un farmacista, quindi a livello chimico sa le particelle, le reazioni chimiche all'interno dell'olio che ci possono venire, decidi di fare in base alle tue esperienze, diciamo. Sì. Cosa ci dice? Che nell'opuscoletto, oltre a trovare l'olio nel cuore, come si fa un olio buono, come si fa a riconoscere, i processi, tutto quanto, ci parlavi delle proprietà salutistiche dell'olio. Tu, meglio di altri, tra virgolette, produttori, in questo caso che riguardante a livello salutare, conosci le problematiche salutistiche di una persona che può avere, a livello, che so, di colesterolo, di vitamina D, vitamina E o quello che sia, gli omega 3, gli omega 6. Cosa ci dici a livello salutistico, che cosa ci può portare l'olio al nostro organismo? Sì, allora, questo è importante anche perché intanto
spesso diciamo olio italiano e vogliamo che sia italiano, perché è importante che sia italiano e non miscela di oli europei, non per come dire, sottovalutare gli altri paesi e né per campanilismo, cioè olio italiano perché appunto dicevamo in Italia c'è un disciplinare molto attento e quindi sta attento a questi passaggi, soprattutto appunto per chi vuole un olio che sia salutare. L'olio extravergine di oliva, ecco, se è molito sotto quei 27 gradi di cui parlavamo prima, ci preserva i polifenoli. I polifenoli è la componente volatile dell'olio extravergine di oliva. Considera che nell'olio extravergine di oliva per 99% c'è l'acido oleico, ma l'1% sono queste componenti volatili. I componenti volatili abbiamo di tutto, quindi dai fenoli, polifenoli, alfa-tocoferoli, cioè le sostanze sono veramente infinite e sono queste che danno la componente salutistica all'olio extravergine di oliva, ma sono anche queste che in combinazioni in percentuali poi danno il sentore più o meno dell'olio fruttato, se è fruttato leggero, se è fruttato intenso o fruttato medio. È proprio la composizione di questi aldeidi che in percentuali diverse poi esprimono questi sentori e profumi. Dal punto di vista salutistico, per esempio, noi diciamo abbassa il colesterolo, l'olio extravergine d'oliva, sembrerebbe un controsenso, cioè, ma come mai abbassa il colesterolo se un grasso l'olio extravergine d'oliva? Il motivo è proprio questo, che abbiamo degli steroli e dei fitosteroli all'interno dell'olio extravergine d'oliva che vanno a livello intestinale a competere nei recettori con il colesterolo. Quindi che succede? Che queste componenti vanno a raggiungere questi recettori, quindi spiazzano il colesterolo viene degradato ed eliminato. Quindi di conseguenza l'olio extravergine di oliva abbassa il colesterolo totale e il colesterolo LDL. E poi diciamo ha tante altre proprietà, grazie all'olio cantale ha proprietà antinfiammatorie, tanto che viene chiamato ibuprofen-like, cioè l'attività antinfiammatoria simile al brufen, all'ibuprofene. Quindi attività antinfiammatorie, poi anche antiossidanti, ha proprietà anche euforizzanti, perché c'è l'idrossitirosolo che ha una formula simile a quella della dopamina. Quindi anche qua l'olio che è euforizzante, abbassa il colesterolo, alza le HDL, ha anche proprietà ipoglicemica, perché grazie all'oleuropeina abbassa e regola i tassi glicemici. Quindi i vantaggi veramente dell'olio extravergine di oliva sono veramente tanti e quindi questo è importante. Però ecco, qualcosina in più poi viene fuori nell'opuscoletto, quindi lasciamo la curiosità esatto. Ce l'hai qui l'opuscoletto, Andonè? Sì, ce l'ho. Ok, aspetta un attimo. Sì. Ok, lo faccio vedere. Sì, ecco. Eccolo qua. Si legge al contrario, però è bello. Guarda che bello, cioè è proprio semplice, così anche per le persone che vorranno avere maggiori nozioni. Questo opuscoletto è importante, molto importante, è strutturato, 40 pagine alla fine, ma che sono di una preziosità molto, molto importante per la nostra salute. Sì, si trova comunque nelle librerie, si trova anche su Amazon, quindi se qualcuno è curioso, ovviamente, a me fa molto piacere, ovviamente, quindi ci mancherebbe. Sì, come no, anzi, ti ringraziamo per questo tuo bel lavoro che tu hai fatto, perché comunque gli hai dedicato tempo, passione, hai messo delle nozioni non, tra virgolette, un po' in generale, ma si è andato anche oltre delle nozioni che comunque che difficilmente si possono trovare sull'olio e salute, anche la tua esperienza come produttore e tutto quanto. Nell'opuscoletto ci sta qualche nozione sull'abbinamento? Beh, diciamo piccolissimi cenni, sì, assolutamente piccoli cenni, nel senso che diciamo che l'olio delicato va accoppiato a dei cibi delicati, quindi se uno dovesse fare un arrosto di petto di pollo, ovviamente
è un cibo tutto sommato delicato, medio, e allora mettiamo magari un olio fruttato medio, un arrosto di carne che ovviamente è un cibo un pochino più forte, ecco, pretende in qualche modo un olio con caratteristiche di fruttato più intenso, quindi amaro e piccante, un pochino più decisi. Ecco, questo è importante, quindi olio delicato a cibo delicato, olio un pochino più persistente con un cibo ovviamente un pochino più sostenuto, ecco. Va bene, va bene. Quindi abbiamo detto dove si può acquistare questo bellissimo Tutte cruscinetto, tutto quanto. le librerie d'Italia lo hanno già codificato, quindi basta dire l'olio nel cuore, l'autore Antonello Scaravilli, la casa editrice è l'Albatros, quindi questo è importante. Peraltro nel volumetto leggevo che una parte del ricavato della vendita di questo libro sarà destinata alla realizzazione e al sostegno dei laboratori solidali di scrittura letterariamente, quindi diciamo anche questa può essere una cosa carina, un bel gesto Sì, da sì, parte sì. della casa editrice. Sì, bisogna aiutare sia a portare la cultura, ma anche aiutare il prossimo è importante in questo periodo che è comunque difficile. Io, Antonè, che dire, se c'è qualche domanda che qualcuno vuole fare qui presente, se no io faccio l'invito di seguirti, di farti anche. Sia a te che anche come Olio Casavizzi per vedere i vostri prodotti, per visionarli, veramente sono oli eccellenti, formato da 250 in su e dove si possono degustare degli ottimi oli di diverse varietà, monocultivar, che anche quest'anno ho avuto il piacere di degustare. Ancora devo degustare l'ultimo che è il Verdello, però lo degusterò a breve perché la lista è abbastanza lunga. Ringraziando Dio va bene perché mi date fiducia e a me fa piacere, mi fa e cerco di dar fiducia anche a chi ci segue. A breve spero di averti, Antonè, perché vorrei fare una tavola rotonda con più produttori perché mo Instagram c'è la possibilità di avere fino a quattro persone nelle dirette, quindi fare un nord-sud e un centro e parlare della bellezza olivicola che ci lega a livello italiano dal nord-sud e il centro, sia a livello di varietà, quello che si produce tutto quanto, ma anche per vedere se c'è qualche consiglio che ci si può intercambiare l'uno con l'altro, perché uno può avere una difficoltà, un'altra una difficoltà, e come è stato risolto quando. Quindi sarebbe una bella cosa quella che potrebbe nascere. Assolutamente, assolutamente sì. Ma considera che in Italia attualmente abbiamo 530 cultivar, solo la Sicilia ne ha oltre 30, quindi 30 cultivar vuol dire 30 varietà di piante che esprimono odori e sentori diversi già quando fai l'olio monocultivar. Se poi dovessi fare il blend e quindi li misceli, diventano ancora di più. Quindi veramente abbiamo un patrimonio importantissimo dal punto di vista sia ecco, salutistico e non solo, che possiamo sfruttare, ma dobbiamo anche conoscere meglio. Tu parlavi del verdello poco fa, considera che il verdello è una cultivar minore siciliana che si trova soltanto nel territorio di Messina o in alcune parti della provincia di Messina e nessun'altra parte, cioè nel Belice o a Ragusa non la troverai mai il verdello. Ed è una pianta particolarissima che esprime dei profumi e dei sentori totalmente diversi rispetto alla Nocellara etnea. Quindi avere a tavola degli oli che esprimono carattere diverso e che tu hai la possibilità anche di, come dire, accoppiarli ai cibi, fare anche esperimenti, questa è la cosa bella. Cioè io inviterei ognuno ad avere a casa almeno 5 bottiglie di olio diverso, poi magari l'olio che utilizziamo tutti i giorni va bene uno, ma avere 5 oli diversi a tavola per poterli provare a crudo su alcune pietanze e sperimentare è qualcosa veramente interessante e anche curioso. Sì, è verissimo quello che dici. Io spero, guarda, ho tanta voglia, nostalgia, di poter tornare a viaggiare, a venire a trovare, cioè andare proprio
nei luoghi dove si produce l'olio e anche visitare i luoghi da dove proviene l'olio, i paesi, perché sono bellissimi i borghi alcune volte che vengono sottovalutati, perché l'Italia è bellissima per questo. Mi farebbe veramente piacere anche venirvi a conoscere di persona insieme ad altre aziende. Si potrebbe, se si riesce, fare un evento di olio siciliano, e allora lì vi conoscerò tutti insieme e poi... È una bella idea, una bella idea. Sì. Assolutamente. Bisogna aiutarsi, bisogna aiutarsi. Sì, speriamo di farla presto. Sì, sì, sì. Io ti ringrazio, Andonè, e ringrazio tutti quelli che ci hanno seguito, e rimarrà il video comunque qui su Instagram, e dopo lo metteremo anche su YouTube, sul mio canale Gennaro Paolo, lo condividerai anche tu, lo condividerai per le persone che non hanno Instagram, quindi lo potranno vedere benissimo su YouTube. Senza nessun problema, anzi, sarebbe bello, e così si espande sempre di più la cultura dell'olio. Grazie Gennaro e grazie ai partecipanti, assolutamente, grazie. Speriamo di farne sempre di più di queste, come dire, queste dirette. Grazie. Sì, grazie a te. Ciao ciao. Ciao, ciao.